Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel e in un video extra di The Sims 4. Avevo voglia di giocare insieme a voi il nuovo evento della Sims Session che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento, perché ancora non l'ho provato. Infatti, dopo l'aggiornamento, entrando in gioco con il salvataggio delle mie famiglie personali, era lunedì, giorno Sims, e dal momento che questo evento capita di domenica, mi mancava praticamente tutta la settimana da giocare, quindi ho giocato con le mie famiglie personali in questi giorni, quasi una settimana sim, fino ad arrivare appunto a domenica, per cui io non ho ancora provato questo evento e niente, volevo un po' giocarlo insieme a voi con una delle mie famiglie personali ed ho scelto questa qui. Qualcuno di voi magari la conosce già perché forse l'ha vista in qualche video extra o in qualche foto su Instagram che pubblico ogni tanto. Per chi però non la conoscesse, faccio comunque una rapidissima presentazione. Loro sono la famiglia Estrada Feng. Vi mostro anche un attimo l'albero genealogico. Allora, ragazzi, partendo da lei, Mariam Estrada, che posso dire che si tratta della mia simmina preferita in assoluto tra tutti i sim con cui gioco con le mie famiglie personali. Io lei la adoro perché è carinissima, poi mi piace un sacco giocarci davvero. Quindi al momento è la mia simmina preferita. Lei attualmente vive a Monte Comorebi. I suoi genitori sono Juan Camilo Estrada, che proviene da Selva Dorada, e sua mamma invece è Denise, che invece è proveniente da San Myshuno. Come vedete, ormai i suoi genitori sono anziani e attualmente vivono in una casetta a Oasis Springs. La nostra Mariam ha avuto una bimba con lui, Andrea Esposito, che era il suo fidanzatino quando erano adolescenti. Poi sono cresciuti e praticamente Mariam è rimasta incinta quasi subito, appena diventata giovane adulta, e però Andrea ha pensato bene di darsela a gambe, perché un figlio, una figlia non era nei suoi programmi. In realtà non era nei programmi neanche di Maria, ma almeno non così presto. Però niente, ragazzi, lui se n'è scappato e vive in questo momento non so neanche dove. Ogni tanto lo incontro raramente per strada, ma non so minimamente dove sia ubicato e neanche importa più di tanto la nostra Mariam, diciamolo. Ormai sono in pessimi rapporti, non si vedono più, quindi ciao ciao Andrea, per noi puoi pure schittare, questo è il succo del discorso. Comunque, hanno avuto questa bimba, Jasmine Estrada, carinissima anche lei, ormai è diventata una bambina. E ragazzi, loro due attualmente vivono a Monte Comorebi insieme a lui, che immagino conosciate perché è il nostro Victor Feng di San Myshuno. Victor si è separato, ha proprio divorziato dalla moglie Lily, che tra l'altro, ragazzi, lei mi è stata sempre molto antipatica, quindi sono stata molto contenta di ciò, perché niente, si è innamorato, ha perso la testa per la nostra Mariam e quindi ha proprio divorziato da sua moglie ormai ex, e loro attualmente vivono insieme qui a Monte Comorebi. Lui adesso fa l'uomo d'affari come lavoro e come aspirazione vuole diventare un super esperto, un appassionato di sport estremi. Possiamo dire che ha avuto forse anche una certa crisi di mezza età, per cui ha abbandonato tutto, ha abbandonato San Myshuno, il suo super appartamento lussuoso, ha cambiato lavoro, proprio altre aspirazioni e tutto per venire qui insieme a Mariam. E adesso quindi vivono insieme. Lui in realtà è parecchio più grande di Mariam perché sta per diventare anziano, ma penso proprio che gli darò la pozione della giovinezza per farlo tornare almeno all'inizio della sua fascia di età. Così sì, avranno ancora una certa differenza di età, ma non così importante. Ecco, intanto Mariam
Anzi, Jasmine ci dice che ha ricevuto un regalo sgradito. Cosa posso fare? Quel regalo era per te, mostrati riconoscente, dallo a qualcun altro. Beh, no, dai, a caval donato non si guarda in bocca, così aumenta anche l'educazione. Fantastico. Quindi il nostro Victor al momento vive con Mariam e Jasmine, e devo dire che Jasmine adora Victor e viceversa, quindi sono davvero una bella famigliola. Invece, per quanto riguarda Mariam, lei è un'attrice, come aspirazione, quindi vuole diventare un'attrice magistrale, ma ragazzi, ne ha ancora di strada da fare perché sta a due stellette e mezzo, quindi tra un po' dovrebbe riuscire a guadagnare la terza stelletta, però ragazzi, sto facendo un sacco di fatica con lei, sta riscontrando parecchie difficoltà, ma non si arrende assolutamente. Lei, tra l'altro, è anche laureata in arti drammatiche e quindi, secondo me, alla fine riuscirà a diventare una super stella internazionale. Intanto che dobbiamo comunque aspettare mezzogiorno per l'inizio dell'evento, direi di pensare un po' ai social, così aumentiamo anche un pochino la nostra fama. E poi abbiamo appunto la piccola Jasmine. Lei ovviamente va a scuola, è una bimba molto attiva, come aspirazione a quella di birbante turbolenta. E questa, ragazzi, è la loro casa, è una di quelle già preesistenti a Montecomo Rebi. Loro si sono trasferiti da pochissimo qui, come vedete è proprio la tipica casetta giapponese. E non l'ho praticamente toccata all'interno, cioè l'ho lasciata così come era arredata, che tra l'altro molto carina per essere negli standard, per essere una casa precostruita dalle A, devo dire. Carinissima, quando avrò un po' più di soldi da parte la rinnoverò sicuramente, però devo dire che non mi dispiace affatto, è grande il giusto, arredata in maniera carina, c'è anche questo bel giardino, quindi mi piace un sacco la loro casetta. Comunque ragazzi, adesso aspettiamo che arrivino le 12 e poi andiamo a questo evento, anche perché secondo me questa famiglia, con Mariam in particolare, è la famiglia più adatta per andare alla Sim Session, perché appunto, vi ho detto che Mariam ha due stellette di celebrità, vuole diventare ancora più famosa e quindi un evento del genere potrebbe essere una buona occasione per lei per conoscere altre celebrità e quindi farsi un nome anche tra loro, magari mettersi anche un po' in mostra perché la nostra Mariam, sì, beh, è un pochino egocentrica, le piacciono abbastanza i complimenti. Quindi dai, aspettiamo le 12 e poi andiamo tutti insieme all'evento. Ed ecco qua, l'evento sta per iniziare. Le sessioni dei Sim ti danno il benvenuto. Assiepati attorno al palco per goderti le esibizioni dal vivo. Il festival durerà per l'intera giornata fino a sera, dopodiché i tuoi Sim avranno l'opportunità di salire sul palco ed esibirsi. E Mariam, ragazzi, approfitterà sicuramente della cosa. Mentre sei qui, non dimenticare di prendere qualche articolo promozionale, stringere amicizie, acclamare a piacimento e immergerti nell'atmosfera generale. Se i festeggiamenti dei tuoi Sim si protrarranno fino a tardi, potranno cambiarsi d'abito e schiacciare un pisolino nelle tende, fare uno spuntino ai chioschi di cibo e prendere qualche utile articolo o maglietta dai fan al chiosco dei gadget. Divertiti e goditi lo spettacolo. Benissimo, iniziamo subito! Loro intanto stanno correndo da soli verso l'evento perché non vogliono perdersi assolutamente nulla. Ti va di assistere alle esibizioni? E certo, siamo qui apposta. E vedete che lo spiazzetto dove si tiene l'evento si trova un pochino fuori, proprio dalla parte centrale del palco. Guardate qua che carino che hanno tutto apprezzato con il manifesto, il cartellone che ci indica il luogo dell'evento. Ed eccoci qua! Che carino, molto piccolino, semplice, però c'è tutto quello che ci serve per divertirci. Qua quindi c'è un palchetto improvvisato e niente, stiamo tutti aspettando che arrivi qualcuno. Mariam proprio non vede l'ora perché, ripeto ragazzi, per lei è una super occasione. Anche la piccola Jasmine, ecco qua che sta arrivando. Qui ci sono volendo le tende se vogliamo riposarci un attimino. Oh, loro due qua che fanno i piccioncini, sempre comunque molto carini. Qua c'è una ressa pazzesca per comprare gadget e qua abbiamo anche da mangiare. Direi che c'è tutto. Chi è questo tizio? Qualcuno di famoso? No, semplicemente qualcuno che sta chiacchierando con noi.
Ma sei un mio fan per caso? Sì, ragazzi, ogni tanto ci capitano dei fan intorno, anche se siamo delle celebrità a 2 stelle, quindi insomma niente di che, però insomma il nostro piccolo, i nostri pochi ammiratori comunque ce li abbiamo. E quindi ogni tanto Mariam si trova qui a firmare autografi. Tanto se clicchiamo qua possiamo esercitarci, ok, però noi stiamo aspettando i cantanti, ma sono qui dietro? No, ancora non sono arrivati. Va bene, allora magari un'occhiata qua in giro. Ah, perfetto, loro proprio ne hanno già approfittato. Victor si sta mangiando un biscottone, mi sembra. E anche Jasmine si sta prendendo un cupcake alle carote, perfetto. Ok, mi sa che sta iniziando perché si sta accumulando la gente. Sì, corri Jasmine, vieni qua che stai piccolina, se no tutti ti ostruiscono la visuale. E abbiamo la prima sim che si esibisce. Lei è Joy Oladokun. Ok. Guardate che carino, ragazzi, un vero e proprio concerto. Bellissimo. Allora, vediamo se intanto loro gradiscono. Jasmine mi sembra di sì, musica nell'aria per aver guardato l'esibizione degli artisti di apertura. Un'esibizione dal vivo così straordinaria suscita sensazioni positive di ogni genere, perfino un'esplosione di felicità. Mariam è un po' tesa perché lei, ragazzi, non le piace molto il contatto fisico con gli estranei, è una delle stravaganze della fama. Però, dai, comunque è contenta di stare qua perché deve assolutamente approfittare dell'evento e Victor anche. Beh, sentiamo un pochino come suona e canta questa sim, direi, no? Godiamocela! Beh, molto brava mi sembra, sia suonare che cantare. Sì. Beh, ragazzi, io intanto ne approfitto per fare qualche fotina, che poi, ragazzi, cliccando su di lei possiamo fare varie interazioni, tipo scattare una foto, acclamarla, applaudirla o esaltarla. Quindi, direi sì, scattiamole una foto intanto. Poi la piccola Jasmine la acclama e ok, vedete, ci dà la possibilità di fare la foto proprio in primo piano. Ottimo, dai, ne facciamo un paio e magari poi le pubblichiamo su Instagram assolutamente, così guadagniamo un altro po' di fama. Figuriamoci se Mariam si fa sfuggire l'occasione. E poi io direi anche di esaltarti, dai. Facciamoci coinvolgere dal ritmo, dalla musica. Guardate anche tutti qua, che carini! Mi piace un sacco questo evento, molto carino. Ok, lui si sta esaltando, perfetto. Tutti ballano e cantano. Ok, a questo punto aspettiamo che finisca questa sim di esibirsi e poi scopriamo un po' chi sono gli altri ospiti. Intanto Victor è andato a prendersi altra roba da mangiare, cioè lo perdo un secondo di vista e non fa altro che mangiare e bere, va bene. E ragazzi, ha finito, guardate un po', si sta anche inchinando per ringraziare tutti dell'ascolto. Molto molto brava, complimenti. Ok, nel frattempo che aspettiamo gli altri, che non so se vengono subito oppure c'è magari un qualche ora di pausa, io volevo intanto andare a comprare qualche gadget, assolutamente sì. Contratta, compra magliette, compra indossa, compra prodotti promozionali, dai, così vediamo cosa vendono. Ok, sì, penso ci sia un po' di pausa prima del prossimo artista, quindi ne approfittiamo per comprare qualcosa. Ma le tende direi anche no. Che ci può stare? Beh, oddio, ragazzi. No, qui sono cose di utilità pratica, non sono proprio gadget. Pensavo ci fossero dei gadget specifici. Quindi, giusto le magliette possiamo comprare di tipico. Vediamo un po'. Una maglietta dei fan di Glass Animals, di Beberexa, di Joy, che è la simina che ha appena suonato. Una maglietta dell'estate, una maglietta delle sessioni. Oddio, ragazzi, ma io
non so se comprarle tutte quasi quasi, ma sì, io le compro tutte perché questo è un evento a tempo, quindi non ci capiteranno altre occasioni per comprare queste magliette, per cui dai, crepi l'avarizia, le compriamo tutte, così le sblocchiamo nel cassa e però a quel punto ce le possiamo avere anche dopo che l'evento sarà finito, ecco, quindi io direi di approfittare e di comprarle. Qui però mi sa che intanto sta arrivando un altro artista, quindi vai Mariam, approfittane al volo. Ok, le abbiamo comprate, sì, innamorate magliette, ragazzi, che manco le stessero a regalare, ma va bene così. Cliccando sul palco non ci dà ancora la possibilità di salire perché dobbiamo aspettare la fine dell'esibizione dei Sim, però possiamo intanto ballare o assieparci. Eh beh, dai, assiepiamoci, dai. Tutti qua. Sediamoci qua intorno e aspettiamo. Certo, bisogna dire che questi artisti si stanno facendo un po' desiderare, si sta facendo sera, ragazzi. Ed ecco il secondo artista ad esibirsi. Oh, sentiamo anche lui. Intanto vi faccio vedere che Mariama ha indossato una delle magliette nuove comprate, quella di Joy che ha appena suonato. Adesso dai, ascoltiamo un pochino anche lui. Wow, tutto questo fumo che fa atmosfera, molto molto carino. Sentiamo un po'. Anche lui davvero molto bravo, bisogna dirlo. E poi ragazzi, io questi artisti, devo essere sincera, non li conosco nella realtà, e quindi magari me li vado proprio ad ascoltare anche dal vivo per vedere un po' come sono. Perché in versione sim non sono male, musicalmente parlando. Sì. Beh, dai, direi che si merita anche lui un bell'applauso. Una bella esaltazione e acclamiamolo, dai! Assolutamente sì! Ma Jasmine? Ah, ok, ecco, me l'ero persa, piccolina! È l'unica bambina, però, peccato! Sarebbe stato carino se ce ne fossero stati altri! Va bene, dai, aspettiamo che finisca anche lui e poi vediamo l'ultimo artista, perché se non sbaglio erano tre. Oh, bravissimo, è anche lui che viene a prendersi i suoi applausi inchinandosi. Tra l'altro queste animazioni molto carine perché l'hanno create, pensate apposta per l'evento. Ok, dai, adesso vediamo un po' chi arriva. Ok, ed ecco l'ultima artista. Wow, che look strong! Non male, lei invece è Rexa, ok. Sentiamo anche lei com'è. Beh, il piano lo suona bene. Beh, canta anche bene, bella voce, complimenti. Questa canzone mi piace, mi sa che tra le tre è quella che mi è piaciuta di più, direi. Sì, beh, a questo punto applausi, acclamazione ed esaltazione anche per lei, ci sta tutta assolutamente. Poi bellissimi questi effetti adesso con che si è fatta notte, si notano ancora di più. Brava, brava. E anche lei a conclusione della performance viene salutata tutti. Davvero molto bravi tutti quanti, bisogna dirlo. Oh, intanto si è fatto tardissimo, quindi l'evento è durato davvero tutta la giornata e sta durando a notte inoltrata, ma a questo punto penso proprio che loro abbiano finito. Quindi, Mariam, prima di tornare a casa,
assolutamente vuole approfittarne un attimo. Oddio, in realtà lei non è che sa proprio suonare, anzi, non sa suonare per niente, sa canticchiare. Però, no, infatti, ragazzi, non sa, non può approfittarne in realtà perché non sa suonare. Però, se io, scusate, salgo qua sul palco e comincio a cantare così. A buffo, senza microfono né niente. Qualcuno mi ascolta oppure mi snobbano tutti proprio? Vediamo un attimo. Intanto saliamo sul palco. Sì, perché posso cantare solamente legato, diciamo, al pianoforte, non posso cantare staccato, ecco, separatamente. Ok, però intanto guardate qui. Oddio, si è messa a suonare. No, Mariam, no. Io ti consiglio di no, ragazza, perché non sei capace, poi ci fai una bruttissima figura. Intanto però voglio vedere qui una giornata di musica e ispirazione per aver assistito alla sessione dei Sim. Si sente ispirata dalle fantastiche esibizioni musicali. Intanto sono saliti tutti proprio. Va bene. Balla. Ma dai, posso cantare un po' per conto mio? Sì, canta la canzone pop. Sì, dai, proviamo questa. Coraggio. Possiamo cantare. Dai, ragazzi, così acquisiamo anche un altro poco di fama. Oh, e lei ci accompagna al pianoforte. Oddio, non è che sia molto capace. Oh, intanto abbiamo Elisa Pancakes che ci sta applaudendo. Quindi stiamo andando bene, ragazzi. Stiamo andando bene. Oddio, diciamo che la nostra Mariam non è sicuramente all'altezza dei cantanti precedenti, però ce la sta mettendo tutta, dai, bisogna riconoscerle questo. Ci si è impegnata, dai. Ah, qualcuno ci ha lasciato anche una piccola mancia. Ok, ci possiamo ritenere soddisfatti. Balliamo un pochettino e assolutamente pubblichiamo la storia su Instagram, è un'occasione che non possiamo farci perdere. Così aumentiamo anche un pochino i nostri follower e poi direi che ce ne torniamo a casa perché si è fatta decisamente una certa. Oh wow, guardate un po' la nostra Mariam. Mica male per niente. Vai, pubblichiamo la storia. Ok, in ricordo dell'evento. In realtà potremmo pure dormire qua in tenda. No, vabbè, me ne vado a casa perché comunque domani tocca andare a scuola, al lavoro e tutto. Abbiamo ora più di 3.000 follower, quindi vi dicevo, ragazzi, non è che siamo così tanto famose, però dai, piano piano ce la faremo. Sono fiduciosa. Ok, loro si stanno mettendo a letto e direi che a questo punto possiamo fermarci qui con questo video extra. È stato davvero molto carino questo evento, mi è piaciuto un sacco. Fatemi sapere nei commenti anche voi se l'avete provato, se vi è piaciuta l'idea. Sicuramente è stata una cosa innovativa da mettere con un aggiornamento e che dire, secondo me potrebbero mettere eventi di questo tipo anche in futuro, ovviamente con altri temi. Sì, è una cosa carina da fare ogni tanto, mi è davvero piaciuta come cosa. E quindi niente, ci fermiamo qui, mettete il like al video se vi è piaciuto, mettete anche il like alla mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati, fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate e noi ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao!